Sono stati 2 anni difficili che hanno segnato i nostri studenti. Ci sono stati parecchi abbandoni. Ci fa soffrire perché sei arrivato qua, vai avanti. No, prof, non ce la faccio più, mi cerco un lavoro. Che cosa farai? Boh, mi cerco un lavoro. Ma sai già, ma non lo so, mio zio. Vago. Non c'è nessuno dietro, c'è solo la scuola che ha un rapporto educativo e di partecipazione. Quest'anno hanno fatto molta fatica. Se i ragazzi a un certo punto decidono che se ne vanno, se ne vanno. Allora, didattica a distanza in casa e quarantena, io l'ho vissuta malissimo, lo dico tranquillamente, l'ho vissuta veramente male, in momenti di profondo sconforto esistenziale. Stare da solo ok, stare da solo troppo tutti i giorni davanti a uno schermo, diciamo, per la mia psiche non è stato proprio il massimo. Io penso che ad oggi il Ministero dell'Istruzione e in generale tutti gli enti che si occupano di politiche scolastiche non valorizzino affatto quella che è la partecipazione della componente studentesca. Sicuramente la pandemia e il lockdown e quindi di conseguenza la didattica a distanza hanno aumentato ancora di più quelle che erano le disparità e le disuguaglianze che già i luoghi della formazione vivevano in precedenza. La scuola da sola non ce la fa. I nostri studenti hanno bisogno che qualcuno si occupi di loro, che si prenda cura di loro. Devono in qualche modo sentire, credo, che qualcuno investe su di loro. Sarà un salto nel buio. Il secondo rientro, dopo quello fallito dell'anno scorso, spero sia dettato più che da una politica sorda, dagli studenti che parlano, dagli studenti che vogliono, dagli studenti che pretendono una scuola migliore, un modello migliore, che dicono con la loro voce e con le loro azioni che questa scuola non va bene e che bisogna cambiarla.